in ogni specifica dimensione riferita a quelle unitarie della fisica, l'unità n di una massa materiale è espressa dall'esponente più 1 di una potenza che, posta in base a tale n, qualifica sempre n come un numero intero. L'azione antimateriale, uguale e contraria a quella massa, è espressa dall'esponente uguale e contrario a meno 1 e si qualifica sempre nei numeri decimali. Pertanto, l'unità n di ogni massa materiale è solo la quantità intera n di n ennesimi, perché la quantità decimale un ennesimo qualifica sempre negli ennesimi l'azione uguale e contraria, quella antimateriale. Pertanto, tutte le unità della fisica alla loro giusta dimensione unitaria sono solo espresse dal valore intero.